Questa demo include diversi capitoli del primo atto di Final Fantasy XVI. Tutti i progressi salvati possono essere trasferiti nel gioco completo. Speriamo che apprezzerai la tua avventura a Valisthea. Visita schermo. Sottotitoli. Sì? Grafica. Successivo. Inizia la partita in diversi sessori che semplificano il gioco, consigliati per giocatori che hanno meno esperienza con i giochi d'azione che preferiscono concentrarti sulla trama. Modellizzazione. Inizia la partita con il sostante, consigliate con la tua esperienza con i giochi d'azione. Ok. Iniziamo. È stato Mossi il cronista a dire che le terre di Valisthea sono benedette dai cristalli madre, la cui luce ha guidato i nostri antenati fuori dall'oscurità. Eppure, ciò che videro nella luce generò in loro la tentazione che continua ad attirarci nell'ombra dei cristalli. Così inizia il nostro viaggio. Guarda di fuoco. Già così. Anno del legno a Panchiappo, 1837, sì. Gola di Nesce, di cui prima di una vecchia. Agno. Presto farà giorno. Le truppe si stanno svegliando. Conoscete il bersaglio? La dominante di Shiva. E soltanto la dominante. Nessun altro? Allora che gusto c'è? Come facciamo a sapere che la ragazza sarà con loro? Quelli come noi non discutono gli ordini. Noi li eseguiamo.
Vedi di ricordartelo. Mettiamoci al lavoro. Concentrati, Wyvern. La missione dipende soprattutto da te. Sì, sergente. Devi concentrarti, Wyvern. Arrivo subito, eh? Scrivo un messaggio, non trovo. Andiamo subito. Menu principale, sistema, l'opzione della sezione sistema include la configurazione, controlli, impostazioni video, audio e l'accessibilità della lingua. Ah, si può salvare, salviamo già. Livello 10. Livello 10, diffusione dalla dominante. Messaggi tutto, eh? Ah, ok. Vabbè, lasciamo così. Andiamo avanti. Ah, grande. Nel gira Scilla lascia Focotta mentre Kang si sta facendo il papà. Lo sottotitolo. Va bene. Cleave si chiama.
Premi E in qualsiasi momento al di fuori del filmato per aprire il menu principale. Postazioni, configurazione di gioco, impressione, bisogno. Non abbiamo molto tempo, sta per scatenarsi l'inferno qui. Qui si coglie. Si può coglie. È ora di muoversi. Ah. Iniziamo con la corsa. Piano, cammina. Non c'è corsa. Appena in tempo. Che succede, amico? Sono più bestie che uomini. Se continua così, non servirà la loro nuova dominante. Che c'è? Cancelli, presto! Muoversi! Che significa che vi rifiutate? Non avete giurato fedeltà alla nostra causa? Chi è? Sì, risembri, assomiglio. Calma ora. Maresciallo, il re di Walud è nostro ospite. Avete la risposta di sua maestà. Ah, è uno. No. Mi chiedo perché ci abbiate convocati. Avete così poca fiducia nei vostri uomini? Mi pare che siano stati Dalmec a respingere i crociati nella battaglia dei Regni Gemelli. Dico bene? O forse mi sbaglio? Inoltre... No, non mi piace. Il vostro dominante deve ancora schierarsi. Non mi piace il funzionario allenare che le campagne l'ho rubato, poi la togliamo. E quando lo farà, i nostri cavalieri saranno d'ostacolo. Forse non l'avete sentito, ma ora i Sangueferreo hanno una dominante. Saremmo degli sciocchi a sottovalutarli. Fanculo i cavalieri. Che cosa hai detto? Se questa cittadella dovesse cadere, allora la capitale resterà scoperta. E dubito che i crociati attenderanno che i pedoni del re si schierino prima di avanzare oltre il confine. Quindi, resto solo io. Kupka! I Sangueferreo rimpiangeranno il giorno in cui hanno messo piede a Ciclonia. Ora basta giocare. Mm.
tanto sbruffone. Benedicta. Cos? Fa attenzione. Il leone fa forse attenzione cacciando la lepre? O credi che sia io la lepre? No, amore mio. Sei un leone. Il mio leone. Un po' di gelo non mi spaventa, Benedicta. Ma mi servirà qualcuno per scaldarmi al mio ritorno. Lol. I fronti cedono. È la nostra occasione. Approfitteremo del caos. Ah sì, devo togliere la scritta là. Svelti e letali? Come sempre. Guidaci tu. Fermi. Qualcosa non va. Si sono stancati di farsi massacrare. Ah, e guardate chi c'è ad accogliere il bastardo. Forza. Thank you.
puoi morire qui, Wyvern! Muoviti! Avanti di qua! No! È proprio sopra di noi. Resti lì. Oh! Wyvern! Te l'ho già detto, non puoi permetterti di morire qui! Fratello...16 anni prima, anno del legno 860. Ho salito e andato ad usare. Se non siete tagliato per diventare uno scudo, ci sono sempre le stalle. A meno che non crediate di poter difendere il vostro signore con le chiappe in quella porcelaia. Invece lui troverebbe un modo. Clive si occupa sempre di me. È vero. Forza, lo colpirai prima o poi. Non arrenderti! In guardia ora. Puoi certo deludere gli spettatori. Ok. Ricominciamo dal principio. Forza. Vediamo che sapete fare. Allora. Attacchi in mischia. Premi quadrato per sferrare un attacco in mischia. Poi concatenare fino a 4 attacchi. Ancora una volta. Molto bene. Questa abilità con la spada vi sarà utile sul campo. Ma siete altrettanto abile con la magia. In voi bruciano le fiamme della fenice. Lasciate che si materializzino. Forza, Clive! Fate piovere fuoco su di me! Premi il triangolo per lanciare fuoco, un incantesimo a distanza che colpisce i nemici da lungo lancio. Ah, 5 volte. Ben fatto.
brandite le fiamme della Fenice come un vero primo scudo. Mi lusingate, signore. Preferireste forse che vi umiliassi? Potrei farlo. Vediamo se riuscite a schivare la mia lana. Dopotutto, la vostra abilità d'attacco è inutile se non sarete vivo per poterla sfruttare. In piedi, Lord Rosfield. Schivare, premi L1 per schivare attacchi nemici. Schivare attacco nel momento preciso in cui viene sferrato da lento temporalmente nemico, rendendo più forte un contrattacco usando quadrato o triangolo. Non limitatevi a reagire, anticipatevi! State facendo! Non ci siamo! Come avete fatto a schivarlo? Ero sicuro. Ok. Bene. Ricordate, Clive, la lama non è la vostra sola arma. Mente sveglia e piedi veloci sono strumenti indispensabili per qualsiasi scudo. Ma voi non siete uno scudo qualsiasi. Mostratemi cosa vi rende speciale. Siete stato benedetto dalla Fenice. Potete sfruttare i suoi poteri. Invocateli ora per avvicinarvi a me. Beh, vi aspetto. Arrivo, non sono giù. Okay. Allora, eseguo la tradizione della Fenice tre volte. La benedizione a Fenice conferisce a Clive la capacità di compiere il gesto di forza del sesso umano. Uno di questi talenti è ricco la tradizione della Fenice. Poi mi cerca per avvicinarsi rapidamente a un bersaglio lontano. Può utilizzare attacchi in mischia a distanza magica durante l'esecuzione della tradizione della Fenice. Ok. Notevole. Persino il più agile degli scudi non può schivare tutti i colpi. E la morte può sopraggiungere tanto per pochi tagli quanto per migliaia. C'è un solo modo per assicurarsi di non morire. Tenere le ferite curate e le energie reintegrate. A tale proposito, mi sembrate un po' malconcio. E questo non va bene. Cura le tue ferite. Oggetti consumabili. Oggetti consumabili, come ad esempio le pozioni infusi, possono essere utilizzati per ripristinare i punti vita del Clive, potenziare temporaneamente le caratteristiche. Gli oggetti consumabili si possono tirare tramite la sezione oggetti del menu principale per un utilizzo rapido e comodo. Tali oggetti possono anche essere usati direttamente dal menu. Notevole. La battaglia è una sequenza di momenti cruciali in cui la vita e la morte si decidono con un singolo colpo. Dovrete essere pronti a sfruttare ogni strumento a vostra disposizione per conquistarvi la tanto bramata vittoria. O quantomeno per assicurarvi di sopravvivere un altro giorno. Basta allenarsi. Mettiamoci alla prova. Vi siete ripreso dal bagnetto, spero. Non infierirei contro un uomo in difficoltà. Non vedevo l'ora. Forza, Lord Rosfield. Fatevi sotto. Se vi ritenete degno di essere definito scudo della fiamma, dimostratelo. Come volete, mio signore. Fatevi sotto. Dimostrate quanto valete. Spezzare morale dei nemici. La balla di volontà indica la volontà dei nemici di combattere. Spezza il loro morale con gli attacchi per colpire quanti sono vulnerabili.
Continua, lo batterai sicuramente. Puoi farcela. Mantieni la calma. Ci hai provato? State facendo sul serio? Continua così, Clive! Fa vacillare i nemici, la volontà di Lord Moon è spezzata, lasciandolo vacillare. Cerca di infliggere quanti più danni possibili prima che si riprenda. Usa L2 più quadrato per usare fiamme incendenti, una potente abilità di Eiko conferita al Clive dalla benedizione della Felice. L2 più quadrato. Seguire i miei stessi consigli. Sfruttare ogni strumento a mia disposizione. Forza, Clive! Non fermarti! Ci sei quasi, Clive! Crediamo in te! Siete davvero un allievo eccellente, Lord Vostro. Non ti rialzare! Dici... Sconfitto. Ci ho messo un po' di tempo. Uno spettacolo degno di vostro padre. Siete un vero scudo della fiamma e nessuno può negarlo. Me compreso. Che avete da guardare? Al lavoro! Joshua, ero solo stanco. Le fiamme della Fenice sono un dono. Non sprecarle. Non è uno spreco. Gli scudi mi proteggono. Perché non dovrei... Ecco perché. Hai tossito anche stamattina. Non puoi stare all'aperto. Sto bene, è solo un raffreddore. Non esagerare. Sua grazia è tornata! Papà è qui! Vostra grazia, vi prego, questo non è un luogo adatto a voi. Sfiderei persino gli inferi stessi per vedere mio figlio. Signori, Rosaria vi ringrazia per la vostra instancabile lealtà. È un onore, vostra grazia. Viviamo per servire. Joshua, non dovresti stare all'aperto. Ne abbiamo discusso. Mi spiace. Buongiorno, madre. Vieni, Joshua. Tuo padre ci sta aspettando. Lord Murdock? Vostra grazia. Bel modo di trattare il sangue del proprio sangue. Lo so, non è colpa sua. Non tutti nascono come Fenice. Andiamo anche noi.
anche Cecobo. Riposo, amici miei. Bentornato, padre. Grazie, Joshua. Tutto bene, spero. Sì, padre, mi sento meglio. Oggi Jill e io siamo andati a vedere Clive allenarsi. Oh, ma davvero? Micio! Anzi, un cavo. Bello. Non ora. Diventerà un ottimo segugio. Padre. Sulla testa, ragazza. Certo, vostra grazia. Vostra grazia, la capitale gioisce del vostro ritorno. La guerra si avvicina, figliolo. Prepariamoci. La situazione è davvero così grave. Vieni a trovarmi dopo e ti spiegherò. Sì, padre. Vostra grazia. Scudi congedati! Thorgal! Dove pensi di andare, eh? Clive deve parlare con l'arciduca. Già. Alba tramonto. Torna alla strada. Se dovessi perderti, non temere. Tieni premuto le te. E affidati al tuo istinto animale che ti indicherà la giusta direzione. La tua attuale destinazione verrà visualizzata con... Ah, qua. Qualche problema? Non saprei. Devo vedere mio padre. La sessione caratteristiche fornisce una panoramica completa a livello attuale dello stato dell'abilità dell'equipaggiamento di Clive. Il menu principale equipaggiamento di Echo. La sezione equipaggiamento di Echo serve per utilizzare armi e armature nonché per assegnare abilità di Echo agli slot disponibili. Vediamo. No, ho sbagliato tasto. Ok, niente interessante. A livello 5, aspetta molto. Ah, quanti saranno nell'esercito del Ducato, tutti i futuri scudi ricevono una spada lunga che non funge soltanto da arma. Rappresenta anche loro un giuramento di difendere e usare i suoi abitanti. La lama di questa particolare arma è lunga, circa un pugno in meno rispetto alle solite spade, il che rende più adatta e scudiera con la crescita. No, questa cintura rosiana progettata per più per tenere sui pantaloni che per fermare un'ascia. Chi si aspetta la protezione a questo accessorio basiliare estremamente sterà completamente deluso. Ok, c'è anche il diario. Ah, sono due personaggi nel gruppo. Ok, Clive, oggetti consumabili. La sezione oggetti contiene l'elenco di tutti gli oggetti che non siano equipaggiamenti in possesso di Clive, compresi gli utilizzatori delle missioni.
compresi quelli utilizzati nelle missioni. A questa sessione è possibile utilizzare gli oggetti consumabili, come ad esempio le pozioni. Assegnare scorciatoie. Gli oggetti possono essere anche essere assegnati delle scorciatoie per accedere rapidamente nel gioco. Seleziona un oggetto dall'elenco degli oggetti consumabili, premi quadrato per visualizzare la finestra scorciatoie. Scegli dove assegnare l'oggetto e premi X per confermare la selezione. Emblema da scudo. Un sigillo di bronzo assegnato a tutti gli scudi del Ducato. Una volta completata la consacrazione, che la benedizione dei cristalli sia con noi e protegga sempre la fiamma della Fenice. Giuramento degli scudi del Ducato. Ok. Diario. Non ho sbagliato. Ok. La sessione diario contiene informazioni sui progressi della storia principale, nonché tutte le missioni secondarie in corso completate. Mentre Ducato si prepara alla guerra con il legno di ferro, il suo storico arciere rivale, anche Clive si prepara a compiere il proprio dovere come primo scudo di Rosaria, proteggere e servire il suo fratello Suasha, dominante della Fenice, raggiungere la sala del trono. Orgoglio. L'anno 860, arriva dalla prima era, ha reso nuovamente medagliante il Gran Ducato di Rosaria. Nel cortile del castello Rosari, gli uomini votati a difendere il paese si addestrano per prepararsi al conflitto imminente. Un giovane in particolare si sforza per dimostrarsi degno di coloro che ama. Uccisione dominante. Aggiungere dell'alba della gola di Nysa nell'anno 873 del calendario orestiano. Le armate di Diamnek e legno di ferro e del legno di ferro si uniscono, mentre i loro Eikon, titano per la Repubblica Shiva per l'ortodossia, si separano e entrano in battaglia. Nel frattempo, sopra le loro teste, un piccolo gruppo di assassini marchiati osserva discretamente come i falchi in cerca della pera. Una fiamma evocata. La notte viene illuminata di rosso, mentre i due titani si scontrano. A volte le fiamme si battono per il predominio, uno come simbolo di speranza, l'altra come aberrazione affronto alle leggi stesse della natura. Non c'è posto per entrambi in questo mondo, poiché può essere soltanto un eco del fuoco. Ok. Ah, vero, volevo aprire la mappa, se c'è la mappa, esiste? Ma mi sa che non esiste. Forse con qua. Ah. Storia dei tempi correnti. Tempi muto per accendere la funzione storia dei tempi correnti. Una storia di formazione importante per questa avventura del Clay. La storia a tempi correnti può essere utilizzata anche durante buona parte dei filmati. Tutte le voci della storia corrente possono essere consultate in un secondo momento. Non vedi. Castello Rosari. Situato nel cuore della capitale del Ducato, Rosari da questa imponente fortezza d'avorio, l'arciduca e la sua famiglia governano la nazione. Opera architettonica rendembe orgoglioso persino il fondatore. Il castello si regge dalla fondazione del Ducato, ha vegliato sull'ascesa di questa fiera nazione e sull'abitante della città sottostante. Arciduca del Gran Ducato di Rosaria, padre di Clive e Joscia, manto i suoi sudditi per la sua solita guida nel governo sul campo di battaglia, avendo sedato le ribellioni nei territori settentrionali. Clive Loswith, primogenito dell'arciduca Edwin, sovrano di Rosaria. Fin da giovane, Clive si dedica all'arte della spada. L'addestramento porta i suoi frutti. Viene nominato primo scudo di Rosaria, incaricato di proteggere la Fenice e benedetto con la possibilità di bandire in parte le fiamme. Tolga,
Tolga, il fedele amico di Clive, recuperato da una delle spedizioni dell'arciduca Evelyn nei giri dei territori settentrionali, fu trovato mezzo morto di fame e tremante in un campo nevato, presumibilmente separato dal suo banco. Al suo ritorno, Evelyn ha regalato il cucciolo a Clive e i due sono diventati per inseparabili. Jill Valick, principessa dei territori settentrionali, Jill è stata appresa come protetta di Rosaria dopo che le continue incursioni nel suo paese sono state fermate dal Ducato. È stata cresciuta a Castello Rosario insieme a Clive e Joshua, i quali la vogliono bene come se fosse una sorella. Ok. La mappa non c'è ancora. È scritto animale. Ah. Forza! Vediamo di disfare i bagagli, o la duchessa. Trovare oggetti. Chissà dove cercare, puoi trovare oggetti sparsi per il regno. Oggetti ottenuti sono visibilizzabili nella sezione oggetti del menu principale. Ora le nostre teste. Hai ragione. Vediamo se il mondo è aperto. Non c'è la strada obbligata. Bisogna essere. Assicurati di affilarla per bene, Lo so! Ciocobo! Si può fare. Ricorda, è compito nostro proteggere Sua Altezza. E non l'esatto contrario. Sta lì il Ciocobo. La vostra cavalcatura è in gran forma. Ah! Non è così, Ambrosia? Ambrosia si chiama. Vediamo se mi dà qualcosa. Non mi sa che non posso uscire per ora. Andiamo alla strada bigata, va? Controlla là sopra c'è un oggetto. La strada bigata è qua. Una mela. Come nuovo. Perdonatemi, Lord Marchese. Vi prego, non datevi pena per questo sfaticato. Inchinati, idiota! Io ti ho forse detto di parlare. Nessun problema. Davvero. Oh, ma non viziatelo. Stare al cospetto di vostra signoria è più di quanto possano meritare quelli come lui. Né l'impero né la repubblica si sognano di trattare i portatori con tanto riguardo. È fortunato a essere nel regno di vostro padre. Molto fortunato, e non manco di ricordarglielo neanche un giorno. Vi prego, alzatevi. In piedi. Confido che la sua fortuna non l'abbandoni. Certamente, se questo è il desiderio di vostra signoria. Cerca di non esagerare. Ricorda, sei al servizio del Ducato. Come tutti noi, mio signore. Come tutti noi. Su, andiamo allora. È ora di rimettersi al lavoro. Ok, andiamo. Si staranno preparando per cena. Qualcuno qui è affamato. Chi ha visto? Dirò al mio portatore di riempire il pozzo, mio signore. Meglio che conserviamo i cristalli, giusto?
Il fondatore ci aiuti quando la piaga colpirà i campi. Andiamo in giro a esplorare. Tu chi sei? Che bello, mio signore. Sono quasi dispiaciuto per il Lord Comandante. Che bello, mio signore. Sono quasi dispiaciuto per il Lord Comandante. Funzione potente. Un giardino. È bello tranquillo qui, vero? C'è Joshua. Vediamo il personaggio, è una bambina però. Non capestati i fiori. Tu chi sei? Cosa stai facendo qua? Non si può raggiungere. Si sta allenando nelle arti magiche? Chi sei? Lord Marchese. Non preoccupatevi, lui finirà subito. Sta pulendo in giro per la somma processione. Lord Marchese. Okay. Non preoccupatevi, lui finirà subito. Adesso sono arrivato. Ecco. Mio signore, non è come sembra. Sto ispezionando le mura per ordine della duchessa. Ma cosa stai facendo? Mio signore, non è come sembra. Vabbè. Hai capito bene. Il potere della Fenice appartiene a Joshua e a nessun altro. Se gli capitasse qualcosa, sarà una tua responsabilità. Non trascurare più i tuoi doveri. Sì, signora. Ah, vediamo di qua. Ah, che caldo. Aspetta, accendiamo con le... sì, per il ventilatore. Sforzi, alcune grosse porte e pesanti leve richiedono qualche sforzo in più per essere utilizzate. Usa X per interagirvi. Puoi tenere premuto L2 per spingere a tirare con tutte le sue forze. L2. Cucciolo. Avete richiesto la mia presenza? Vostra grazia. Ora smettila di leccarmi i piedi. Tua madre non è qui. Come se la cavano i territori? Molti sono sotto una coltre nera. In queste poche lune, la piaga ha avvolto le distese settentrionali. È solo questione di tempo prima che varchi i confini.
Per le fiamme. I rifugiati in fuga dalle terre morte occupano quasi tutti i letti della capitale. E anche se li mandassimo a sud, a Porto Isolde, beh, ne arriverebbero altri. Ogni giorno perduto è un giorno più vicino al disastro. Dobbiamo muoverci ora. Contro il Regno di Ferro. Ci siamo scontrati con loro troppo a lungo. Chiuderemo la questione. Come minimo dobbiamo assicurarci il soffio di drago. Senza la benedizione del cristallo madre non possiamo difendere il regno dalla piaga. I sangue ferreo non cederanno presto. Sarà una dura lotta. Domani andremo a Porta Fenice. Lì ascolteremo le parole degli antenati, come tradizione vuole. Verrò con voi come scudo di Joshua. Voglio che tu faccia un'altra cosa prima. Rodney. Come saprete, sono stati avvistati uomini bestia del nord all'interno dei confini. Goblin nelle paludi della Bonaccia. Ho sentito delle voci, sì. Allora sapete già cosa bisogna fare. Vi assegnerò due uomini. Mentre noi viaggeremo a nord, vi recherete nella palude per setacciare e ripulire. E poi ci raggiungerete a Porta Fenice. È ora di dimostrare la tua forza e di far tacere tua madre. Farò il mio dovere, padre. Questo è quanto. Ora riposa. Partiamo all'alba. Sì, padre. Ok. Vediamo un po'. Ritirati alle sue stanze. Ah, annuita. Granducato di Rosaria, una nazione che opera alle estese occidentali del continente di Ciclonia, la cui capitale è Rosalind. Rosaria era originalmente formata da una serie di domini minori, attualmente uniti sotto lo stendardo arciduca Avery Rose. Non avendo alcun cristallo madre, il Ducato è da tempo impegnato in un feroce conflitto con il Regno di Ferro per il possesso di Soffio di Drago, situato più a ovest in mezzo al Mar di Bolente. Questo l'ho già fatto? No. A Evi di Rosere, acceduto dal Gran Ducato di Rosario, padre di Clive e Josh, armato ai suoi sudditi per la solita guida nel governo del suo campo di battaglia, avendo serato ribellioni in territori settentrionali. Regno di Ferro, noto come la lingua locale Regno di Ferro, una nazione arcipelago situato a largo della costa occidentale di Cidonia, che ha Glose come sua capitale. Cristallo madre del Soffio di Drago si erge in un'isola vulcanica situata all'interno o all'esterno, secondo punto di vista, i sei confini. L'oggetto di un lungo conflitto tra il sangue e quello vicino al Ducato di Rosaria. Gli abitanti del Regno di Ferro rifuggono il contatto con i forestieri, che ha dato origine a una cultura unica e insionalista. Cristalli madre. Enormi montagne vite, cinque delle quali sovrastano le terre di Valistea, sono le fonti di tutti i cristalli su cui il popolo di Gemelli fa affidamento alla vita quotidiana. Le terre che le circondano sono inoltre ricche di etere, cosa che rende le magie lanciate dal cristallo ancora più potente. Per questi motivi, attorno al cristallo madre sono sorte grandi nazioni che si sono lungo combattute per il successo della loro benedizione.
Castel Rosalie, situato nel cuore della capitale Ducato. Rosalie, in questa potente fortezza navale, l'arciduca e la sua famiglia governano la nazione. Opera architettonica rendendo orgoglioso persino i fondatori. Il castello si regge fu nella fondazione del Ducato, e ha avviato sull'ascesa di questa fiera nazione i suoi abitanti della città sottostante. C'è altro? Vabbè, mentre Ducato si prepara, questo è sempre la stessa listina delle sue stanze. C'è tanta roba. Mentre Ducato si prepara la guerra con legno di ferro, suo storico accenno Mario, anche il Clavio si prepara a compiere il proprio dovere come il primo scudo di Rosaria, potesse servire il suo fratello Joscia, il menante della Fenice. Andiamo avanti. Ma che si fa andare? Ah, chi tu ci sei? La guerra che ingaggeremo non è solo per il controllo del cristallo, ma soprattutto servirà a evitare che i Sangueferreo raggiungano in qualsiasi modo Ciclonia. Sì, lo so. Morirei piuttosto che vedere la loro corruzione. Vi auguro un buon viaggio domani. E io a voi, Clive. Che la vostra spada vi protegga. Ok. Abbiamo già scacciato i Sangueferreo dalle coste. Ma il loro patriarca sogna ancora di diffondere il suo messaggio a Ciclonia. E quando i crociati marciano, richiamano l'attenzione anche più della dannata piaga. Riconquisteremo il cristallo madre. Li distruggeremo. E saremo al sicuro. Solo la luce della Fenice ci guiderà in questi tempi oscuri. Ma ciò non significa che io sia felice di imporlo a Joshua. Abbi sempre cura di lui. Anche a costo della mia vita. Beh, cerchiamo di non arrivare a tanto. Confido che terrai al sicuro tuo fratello. Fatevi una bella dormita, Clive. Vi attendo una giornata. Si è capito dove si va. Forse... Ah, mi sono scoccato. Ah, di qua. Avevo le scale, forse. No, prima di andare via esponiamo. Volevo saltare giù. Magari c'è qualche oggetto nascosto, andiamo a vedere. Devo mettere un pochino più chiaro. Aspetta, torniamo un pochino. Non c'è buio. Musica. Musica, musica.
così scuro. Così. Oh, un pochino meglio. Che troppo. Facciamo, mettiamola a 7. Tu che sei? Nessun messaggio, signore. Nessun messaggio, signore. È sempre scuro. Ah, è partita la cazzina. Mettiamo 7, 8. Mettiamo 8. 8. Per quanto starai via stavolta? Non molto. 4 giorni. Forse 5. E porterai con te Joshua? Di certo non posso lasciarlo qui, o sbaglio? Il sangue dei Rosfield scorre nelle sue vene. Prima della guerra celebreremo il rito a Porta Fenice, è l'usanza. E lo sai. E solo il dominante accede all'apoditerio, quindi sì. Porterò Joshua. Al diavolo le usanze! Il bambino è malato. Credi che non lo sappia? Però quel bambino è anche la Fenice. L'erede al trono. Tu non puoi tenerlo al sicuro per sempre. Elwin! Non preoccuparti. Clive lo proteggerà. Nonostante abbia solo 15 anni... è un soldato capace. Sarà un ottimo scudo. Vedi in lui più di quanto abbia visto la Fenice. È stato rifiutato, Elwin. Non c'è posto per i fallimenti in questa casata. Lui è inutile, è uno come tanti. Proprio come me, mia cara. Sciocchezze. Tu sei l'arciduca di Rosaria. Ancora questa storia. Sai benissimo che siedo sul trono soltanto perché mio padre è morto prima del tempo. Sto solo scaldando il posto per lasciarlo a Joshua. Sei il figlio primogenito di tuo padre. E quindi siedi sul trono. Lol. È così che deve essere. Tu almeno non hai disonorato il nostro sangue nobile. Senza uomini come Clive a proteggerci, il tuo prezioso sangue nobile sarebbe già morto da tempo. Partiremo presto. Devo riposare. Ci siamo. Dimostra il tuo valore. Era un desiderio. Non sono più un bambino. Dovrei dormire. Giusto. Domani andrai con loro, non è vero? Sono lo scudo di Joshua. Ho giurato di proteggerlo. I rischi sono troppi per lui. Vorrei poterlo salvare da se stesso. Clive, tu...
Ora ho anche un'altra missione. Mio padre mi ha assegnato il mio primo ordine. Beh, se non pregherai Metia per la tua incolumità, allora lo farò io per te. Ah, te ne vuole nera. Ci sarà un'altra guerra, vero? Da quando sono qui, io ho dato per scontata la pace. E che la guerra tra le nazioni sarebbe stata l'ultima. Ma non finisce mai, non è vero? La prossima guerra sarà più grande. Ma te la caverai, giusto, Clive? Perché tu sei uno scudo di Rosaria, benedetto dalla Fenice. Fa freddo. Rientriamo. Mia signora. Buonanotte, Clive. Scusa, Ambrosia. Oggi niente caccia. Tranquillo, di sicuro andrai alla grande. Ci proverò. Buona fortuna! Amici, partiamo per Porta Fenice. Che la benedizione dei cristalli sia con noi. E protegga sempre la fiamma della Fenice! Sua grazia esce. Aprite i cancelli. Lord Rosfield, permettetemi. Lasciate che la conduca a Porta Fenice. Grazie. Pronti a partire, mio signore? Posso dire che è un onore prestare servizio al vostro fianco. Questo sarà più di un controllo. Se ci sono dei goblin, non se ne andranno spontaneamente. Gli uomini bestia sono feroci. È molto pericoloso sottovalutarli. E noi non lo faremo. Sir Wade, Sir Tyler, mettiamoci al lavoro. Con piacere, mio signore. Agli ordini. Alle paludi, allora. La benedizione dei cristalli sia con noi. Ah, ecco la mappa.
Una mappa del mondo mostra tutte le località indicate a segni apposti luminosi, attualmente disponibile a Cry tramite la funzione di viaggio rapido. Bonaccia. È stato un tempo non molto lontano in cui i canti della città risuonavano tra le fonde nondose della Bonaccia. Ora gli insediamenti sono abbandonati, l'unico suono che si leva da questo luogo dimenticato, l'odorato delle bestie che hanno abbandonato le terre morte per stabilirsi negli acquitini. Andiamo. Occhi aperti per quei goblin. Stando ai rapporti, sono in quest'area. Da qui in poi. Ciao, è tutta Franco. Palude. Fate attenzione, signore. Come non farlo? Bello questo coso. Final Fantasy VI, mi sta piacendo. Come va, Franco? Ti senti in difficoltà? Prova a equipaggiare uno dei più 5 sensori rapidi, ad esempio l'anello di rapidi colpi permette a chi lo indossa di concatenare combi di attacchi complessi se presente usando quadrato. L'anello da rapida concentrazione rallenta il tempo prima di un attacco in anio, consentendo un'ampia finestra di evasione. Come tutti gli oggetti, questi sensori possono essere equipaggiati e rimossi nella sezione di equipaggiamento nel menu principale. Direi che questo non è proprio un sentiero ben tenuto. E chi credi che lo manterrebbe qua giù? Sono tutti scappati dalla piaga. Pensare che un tempo qui era abitato. Il vecchio villaggio della Bonaccia è più avanti. O almeno quel che ne resta. Aspetta che vediamo il tizio. I tizi. Mimi del gruppo. Ok. Ah, così si vedono. C'è anche la modalità foto. Vabbè, andiamo altro. Ah, così per vedere forse. Ah, eccolo. Sir Wade. Per vedere scudi di Losada, scendo da Lord Comandante di Monduc per accompagnare Clive nella sua spedizione a Bonaccia. Un tempo paggio di basso rango, Wade fu ispirato ad arruolarsi dopo che una catasta di legna gli cade addosso e il giovane Dasha gli salvò la vita. Fedele scudi Rosalda rampone una famiglia nobile. Tali ha seguito le orme paterne entrando a servizio del ducato, condannandosi da posizione di braccio destro di Lord Comandante. È stato scelto da Lord Murdoch per accompagnare Clive nella sua spedizione alla Bonaccia, una persona leale ed equilibrata, capace non solo di obbedire agli ordini del giovane Lord Marchese e proteggerlo, ma anche di aiutare a tenere in liga il focoso Selvide. Globi, una specie comune di uomini bestia, sebbene a prima vista possano sembrare predatori senza cervello, hanno un loro linguaggio sono abbastanza abili da lasciare incantesimi e costruire strumenti e attrezzature dominitari. Si trovano soprattutto nel continente di Ciclonia, ma la diffusione della piaga li ha visti sconfinare sempre più in territorio umano, cosa che spesso si traduce in comprensioni e spargimenti di sangue.
paludi e bonaccia. Un'ala paludosa che si stende a nord-est di Castello Rosalit. Un tempo ospitava con gli spaluti villaggi, ma non li paragonati a vivaci insediamenti disseminati lungo le strade principali di legno. Con l'espansione della piaga e la migrazione delle catture a essa associata, persino questi miseri villaggi sono stati abbandonati. Ok. Non c'è una mappa. No. Benino, si tira avanti, fa anche si tira. Bello sto gioco, sembra un po' The Witcher, che la storia è bella lunga, inticata. Come si fa a passarsi? Sai che non era qua la strada. Le recensioni sono positive. Ma perché non ti è partito l'hide? Non è che ho qualcosa di Steam Lab, di Twitch, che non posso accettare l'hide? Ma boh, è strano. Non so, come... guardo. Guarda. E ho visto che avevi tante persone, 6 persone. Allora, dunque. Non da su Twitch, giusto? Aspetta un attimo, eh? Sì, ho visto che hai provato. Boh, ma è strano. Se fai dal cellulare a me a volte da se fai dal cellulare anche a me mi capita. Dal cellulare anche a me mi si non mi parte live, a volte il live. Se non mi parte lo faccio da PC. Allora, dai la mia dashboard. Ah, l'hai fatto da cellulare, allora perché si bugga, allora il cellulare si bugga, allora per quello. Ogni tanto si bugga da cellulare, fa niente. Allora. Ah, la prossima volta faccio da più. Sì. Ma è uscito anche per PlayStation 4 la demo? Che okay. Di Final Fantasy 6? Che succede, amico? Per PlayStation 5 basta, ok. Noi. Ecco. Ehi, Globin. Seguitemi. Lui non vuole combattere. Non si combatte. Esplosione magica. Usa triangolo dopo aver colpito un avversario con quadrato per evocare un'esplosione magica che infligge ingenti danni ingenti danni volontà.
ragioni, ma... Ah, così... Triangolo... sì, sono single player, sì. Ah, hanno fatto loro. Goblin. Bello, bello. Sì, proseguiamo. Forse ce ne sono altri. So che mi manca la mappa, per non capisco dove che devo andare. Si può rompere qua? No. La demo dura circa 2 ore, però non leggendo tutte le cose, però mi sa che durerà tutta la giornata oggi. Dico che dura circa 2 ore la demo. Benvenuti alla bonaccia. Prudenza, mio signore. E puoi continuare, c'è cioè la demo, la demo è praticamente la missione iniziale del gioco, che la puoi continuare quando esce il gioco. Devo uscire il 22, me lo so scritto. Sì, il 22. Eccone altri. Picca, picca. Bottino. Una volta sconfitti alcuni nemici, lasciano pure ghoul e pure oggetti. Bottino viene raccolto automaticamente avvicinando le icone e circolanti. Non ti rialzare! Ora è per sempre. Cosa ho fatto? Ho fatto cerchio. Ah, figo. Dipende da sole le cose. Ah, ok, non da là. Ah no. Di qua. Pozione. Ma mi sembra. Ma forse mi sembra che esce solo per PlayStation 5. Niente PS4. Boh. Non mi ricordo. Mi sembra che. L2. Aspetta che ecco, sì. Posso guardare anch'io. Giusto. Faccio prima io. No. Ecco, mi si è prodotto. Qua c'è solo scritto per session 5. Mi sa di sì. Ecco. Ma se no aspetti. L'esclusiva. Cioè l'esclusiva per un anno. Super 7-5. Credo che per PC esce sta un anno. C'è anche il salto. C'è danno la caduta? Fate attenzione. No. Alcuni di loro utilizzano la magia. Ah, ho visto. E non sono pochi. Non sarà uno scontro facile. Che... Non mi ricordo più. Okay. È solo PS5. Ok. Hai visto? Final Fantasy 7 Remake parte 2. Sono 2 CD per la PlayStation 5. Quanto esce? Esce a gennaio. Usa quadrato nel momento in cui un nemico ti attacca per parare il colpo, rallentando mentalmente il tempo, lasciando l'avversario esposto a un contrattacco. Sì, a gennaio, sì. Cosa sta facendo? Si curano. Lo capire è il mio livello della mia vita. Ah, la blu mi sa che è buona.
Sì. Sì, la parte remake della parte 2 è gennaio. Ah. Ah, yeah. Diventa resistente il tasto. Ah, non certo. Come si fa ad aggiungerlo qua? Peccato che diventa duro duro il tasto, quando fai l'ompi il lasse. Di qua. Dovremmo essere vicini alla piazza principale del villaggio. Io l'ho già compatto, eh. Potrebbe non essere un covo di goblin. L'ho già compatto un mese fa sul sito della Square Enix. Ma hanno già mandato che è confermata la spedizione per mercoledì 21. Di questo gioco dico, eh. Ho comprato la Square Enix. No, quella la collezione costa 800 euro. No, no, quella normale. Cioè non... Luridi schifosi. Siamo in trappola, mio signore. Sto pensando. Comprata l'edizione con la Steelbook. Sbok, come si chiama? Quello è il capo. Ok. Steelbox. Prima però dobbiamo occuparci degli altri. Vogliamo sfoltirli un po'? In regalo mi hanno c'è anche un poster. Ma hanno detto c'è un poster in regalo. Anche. Basta, questo fatto. Dice che quanto fatto il tutto là, praticamente. Dice che usare molto le schivate. Ah, oh, chiama i suoi amici. Oh cazzo! In piedi, Sir Wade! Preparatevi! I nemici più grossi vanno affrontati con cautela, hanno molto più punti vita delle loro controparti più piccole, spesso utilizzano addirittura dalle stanze per sopportare le stagioni. Aspetta, mi mangio. Usa la benedizione a Fenice non solo per infliggere i danni considerare questi nemici, ma anche rispettare il loro morale. Spezzare il morale di un nemico per farlo vaccinare, rendendo incapace di agire e vulnerabile all'attacco. Ah, questo. So che non l'ho usata. Se ne carica un altro, state pronti a schivare. Me lo faccio ripetere. C'è anche la magia a distanza, guarda. Visto, i nemici vengono fatti parzialmente vacillare quanto alla balla di volontà ridotta al 50%, che hanno una breve occasione per suonare i tattici combinati. Capisci, capisci. Forse che sei svegliato. Mio signore. Attenamento.
Seduci la baglia di volontari nemico fino a portare a zero questa vacillerà. Quanto il nemico vacilla, potrei infliggere un danno extra, aumentando i danni ogni colpo fino al massimo 150%. Quantità totale di danni infitti in questo lasso di tempo vi essere risolto sopra il nemico mentre acquista i sensi. Ok. Picca, picca. Ah, l'ho colata. Figo, mi sta piacendo. Schivata. Ah, questa volta no. Dovrebbe aiutare. Ah, mi curano. Chi è? Ah, grazie Biba per i cheer, grazie tante. Ciao Biba, come va? Bene, bene, sto bene. Gigas ucciso. Accendo il ventilatore. Accendo e spegno il ventilatore. Oggi ci fa caldo. Ah, grazie per il suo franco. Aumento livello. Ok. Sfoglie. Ah, un'incompensa delle battaglie. Dopo le battaglie più importanti, un'altra schermata dei risultati ti mostrerà le tue prestazioni in battaglia e le tue ricompense. Le ricompense dipendono dalle tue prestazioni. Posso includere oggetti, equipaggiamenti, punti abilità e punti esperienza. Cos'è che devo dire una cosa? Ah sì, hai visto che esce il DLC di Nicola Case su DVD, viva. Ho visto la presentazione della conferenza della Xbox, del Game Pass. Forse non era la conferenza Killbox, era la conferenza normale da Summer Festival. Torna qui e combatti, codardo! Sì, sì, sul sotto esce quella di Monkey Island, sì. Ne ho visto, stupendo. L'equipaggiamento puoi migliorare in modo significativo le caratteristiche del giocatore, ma solo se equipaggiato tramite la sequenzione e equipaggiamento menu principale. Allo stesso modo, le abilità sono giuste, le abilità giuste possono ribaltare sotto la battaglia, ma solo se prese e padroneggiate tramite l'ascensore abilità del menu principale. La padronanza delle abilità resistenza, apprendimento inore e nuove richiedono punti di abilità che sostengono il combattimento e proprietario missionario. Andiamo a prendere i tesori. Sotto ancora su. Mi sembra di sì, mi sembra che Francesco Monaco ha detto che è ancora su Game Pass. Spazio mentale è sufficiente. Ah, ok, mi usa gli oggetti. Vabbè. Credo che devo proseguire di qua. Cosa? Ah, fa pure le tappole fa. La cosa che non mi piace è che non c'è la mappa. Vabbè, però piano piano riesci a capire dove vai.
dove puoi andare, c'è la strada. Ci sono due strade qua, eh. Una di qua, ho visto. Ah no, onde. Pensavo che si poteva rompere il portone. Adesso no. Ma qua ho ammazzato tipo ammazzato il gol qua. Hai chiuso. Sentiamo la strada. Sono arrivato di là. Ecco, mi perdo come Ryoga, cavoli. E quindi sono arrivato. Che ha fatto cadere quella roba là? Non si va. Ah, come non detto. Pensavo che non potevo superare sto pezzo, messo si può. Facciamola finita. C'è il pantalone di pelle lui. Ci ho fatto caso adesso. Ma cosa? Oh oh, ce l'ha magnato, non sono un boccone. Per la miseria! Ma questi sono quelli di fino a... Infatti. State alla larga dalle sue facce. C'era un Final Fantasy precedente questo. Hanno fatto figa, sì, Morbolo, sì. Perché non uso questa? Grande. Picca. Ma gli fa più male il fuoco? No, gli fa meno male. Levati di. Ah, è andato via. Oh, lo sto attento. Non ho la più pallida idea. Ah, aiuto! Non lo farai! Ah, attacchi cinematici. Durante un momento cruciale della battaglia, quando lo schermo lampeggia il colore blu, premi quadrato prima dello scadere del tempo per sollevare un colpo devastante. Ah! Ah, picca. Bello. Mi piace il combattimento. Cazzo. Resistente. Oh, wait, why you?
Katzen. Picchia, 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 picchia di sisti. No, il veleno. Questa c'è curarsi? Così. Katzen. No, levati di tutto. Niente. Preso in faccia. Il coraggio, sì. Penso che tornerà presto. Ah, di nuovo. Ah, vero. Posso morire qui. Ah, durante un momento cruciale della battaglia, quando lo schermo lampeggia il colore rosso, premi R1. Prima di scadere il tempo, schivare un attacco nemico. Ok. Un ultimo sforzo, mio signore. Ah, vero, lui è un principe. Il mio personaggio, un principe nudegno. Era 15 anni. 15 anni, guarda che... Ma questo non mangia... Ah, Dio! C'è la pozione potente, ma ho usato tutta roba. Non capisco dove è. Sei incazzato. Oh, wait, why you? Forse ti magna di ore e vassalli, sì. Ci sono anche i vassalli, vero? Anche i sudditi. Furia selvaggia, poi mi fa dire che... La cosa di quei witch si chiama più o meno. Nella città. Ah no, non so che. Ma che è morto. Non mi vedo. Ah, pure selvaggio, è lui che. Cazzo! Che è morto. Ah, che fatica. Morboro ucciso. GG. Aumento livello. Fa da solo livello. Ah, livello da livello 6 a livello 7. Ok. Non mi ha dato niente. Sto aspettando che mi dava qualche ricompensa. Non mi ha dato niente. Ah, accendo il ventilatore, fa caldo. Signore, grazie. Grazie. Non recupero anche la vita. Chi l'avrebbe mai detto? Non bastava la presenza dei goblin qui. Ci mancavano i Marlboro. Chiederò a sua grazia di inviare un contingente. Se non li fermiamo qui, presto li avremo ai nostri cancelli.
Dobbiamo muoverci. È meglio andarsene prima del tramonto. Se partiamo immediatamente, saremo a Porta Fenice prima di sera. Dannata piaga. Pianta la piaga, che? Esintevi che c'è la piaga? Oh, plague... quello con i topi, non mi ricordo come si intitola. Come si dice? Porta Fenice. Questa antica cittadella costiera non solo difende Rosaria dalle incursioni settentrionali, sto dicendo qua, ma funge anche da terreno sacro in cui il o la dominante del ducato può entrare in comunione con i suoi antenati e chiede il consiglio in vista di importanti battaglie. Bella la storia, eh! All'improvviso, migliaia di occhi rossi! No, aspettate, il bello arriva adesso! Sua signoria, sfodera la spada! Il capo dei goblin fa per scappare, ma finisce dritto in bocca a un malvolo! Altre storie! Bevete e festeggiate, ragazzi! Domani dobbiamo lavorare. Deve essere gratificante vedere il proprio allievo farsi una fama. Il giovane signore ha un futuro radioso. Già, una sera potrebbe persino degnarsi di unirsi a noi. Migliaia di occhi grossi, erano quattro, sì, sì, è vero. Cosa sta mangiando? Bevuta! Questo è il fratello del principe. Non stai bene? È sempre il principino questo. No, padre. Sono solo stanco. Questa è stata una lunga giornata. Sono tutti pazzi di Clive. Sì. Tuo fratello sarà un ottimo scudo. Ne siamo orgogliosi. Padre, ma perché il dominante nasce solo nella nostra famiglia? Non mi sembra giusto. Ottima domanda. L'uomo non vive senza la benedizione dei cristalli. E i cristalli si rivelano tramite l'uomo. Tu sei stato benedetto, Joshua. Benedetto come dominante. Hai in te il potere di un Aegon. La nostra famiglia deve condividere tale potere con il popolo. Questo è il nostro compito. Vieni, ragazzo, nella piana scuola. Mi ricordo un po' The Witcher con le storie strane, cioè le storie così con ambientazioni. Lui è Clive, il dominante del 16. Sì, Clive, sì, è Clive, tutti e due. Amici, più forte. Sì, tutti e due dominanti. Ah, se ne va via. No, dove scappa?
non ha ancora il potere sviluppato lui. Lo fa vedere a inizio gioco praticamente. Il potere del dominante. Il bambino, dico, non ha ancora il potere del dominante sviluppato. Povera Jill, si starà chiedendo dove sei. E dovresti diventare. Potrebbe essere un problema in futuro che sono due, sì. Se lo rapisco diventa cattivo, eh. È vero. Ecco dove eri finito. Che ci fai qua fuori? Non c'eri al banchetto. Durante i banchetti, noi scudi possiamo rilassarci e. Io non amo molto i dolci e la birra. Io invece detesto la verdura. Hai ucciso un Marlboro. Tutti tessevano le tue lodi. È una novità. Quando mi sono unito a loro, mi credevano un signorino viziato. Se non sapessi brandire una spada, sarei uno zimbello. Il primogenito fallito dell'arciduca. Sei tu quello in cui credono. Ti invidio. No, non è. Manca vero. Mezz'ora, mi sa. Non fino credono all'addio. In me. Credono nei poteri del dominante. Mio fratello la Fenice, signore della vita e della morte. Ma non è giusto. Dovevi essere tu. Non sono in grado di guidare il nostro popolo. Io non ho la forza. Ma tu ce l'hai. Il piccolo dominante plot twist, sì. Boh. Lui, boh. Ognuno ha il suo compito. Il nostro è stato deciso quando i nostri antenati hanno eletto il dominante come arciduca di Rosaria. Per assicurarsi che quando la nazione si troverà in difficoltà, la Fenice sorgerà dalle fiamme per trarci tutti in salvo. Il destino di Rosaria è in mano al dominante. È un fardello che devi portare. E che mi dici di te? Perché dice che è vero. Sono nato per essere il tuo scudo. Ah. Sono stato benedetto dalla Fenice. Adesso ho capito. Per proteggere il nostro futuro sovrano. A ogni costo. Per quanto sia difficile. Non ti deluderò mai. Grazie, Clive, per prenderti sempre cura di me. Ah, lui non è il dominante. Lui è di proteggere. Ho capito. Prima anche tu però devi prenderti cura di te stesso. Ho capito come la storia. D'accordo. È meglio rientrare. Si è fatto molto tardi. Notte, Thorgal. La storia è molto coinvolgente. Come si dice? Coinvolgente, sì. Piace come trama. Il cagnolino, cioè il lupo, anzi, perché è un lupo. L'ho trovato. E anch'io, pure io credevo che fosse Clive, ma l'ha spiegata adesso. Belli, Chocobo. Scorte dalla capitale. Fa musica. Un'imboscata dentro. Ci sono cattivi dentro il callo. Ne avete messo? Avete assaggiato le merci, eh? Sì, ci sono i nemici dentro il callo. Cazzo. Beh, è davvero una fortuna che il nord sia pieno di mercanti che ci portano un po' di vino. Un barile lo diamo ai ragazzi. Sapevo io, ma dai! Si era capito anche dallo sguardo del tizio. Oh,
Ecco, fatto. Sembra un coso di Assassin's Creed, un personaggio. Quello lì. Ingresso preso, capitano. Procediamo secondo il piano. Adesso è vero, lo voglio rapire. Leggi nel futuro, Franco. Prevedi il futuro, voglio rapire il bambino. È vero. È vero. Adesso scopriremo se la mente piccola è dominante. Sì. Sì, lo voglio. Cazzo. Stanno battagliando. Cazzo. Ma chi vuole accendere la candela così? È odore di sangue? Perdonate, principe. Sono io, Wade. Voi, non so se vi ricordate. Ricordo. Che succede? Siamo sotto attacco. Non so chi siano, ma hanno dato fuoco a mezzo castello. Devo portarvi al sicuro, altezza. Molto bene. Sono pronto. Con okay. Me, vostra altezza. Un giovane fuga. Uso il bambino. Ma qua spiega i dettagli della storia. Joshua Rusher, secondo genico la seduta di Rosalia, è stata nominata re del lodo nel trono del ducato quando si è rivelato come dominante della Fenice. Suo amore per la sua ammirazione per il fratello maggiore Clive sono assoluti ed è orgoglioso che questi presti servizio come il suo primo scudo. Il suo amore per le calotte invece non è altrettanto forte. Lord Selward. Fedele scudo di Rosada, scelto dal Lord Comandante Roderick Mordicus per accompagnare Clive nella sua spedizione alla Bonaccia, tempo paggio di basso rango. Wade fu ispirato ad arruolarsi dopo che una catasta di legna gli cadde addosso e il giovane Joshua gli salvò la vita. Porta finisce il luogo dove siamo. Questo l'avevo già detto. Ma... Ah cazzo! I nemici sono già dentro il castello. È veramente lui la Fenice. Dobbiamo sbrigarci. È un mago lui, praticamente. Il bambino. Usa la magia. Perché non mi coglie? Non coglie forse qua. Adesso sì. Cos'è stato? Li devo aiutare. Le fiamme sono ovunque. Indietro, vostra altezza, non è uno di noi. No, devo compiere il mio dovere. Cazzo, lascia la stamina, bambino. Scusa la magia. Stanca. Schivate, c'è anche di schivate. Ma va indietro, mi sta andando avanti. Il sonoro è un po' buggato, pensavo che lo sistemano quanto esce. Quindi intanto è troppo basso. Li ho visti al banchetto. Stavano ridendo. È un abito di Sembrek. Ma perché l'impero dovrebbe... Troviamo mio padre. Usare fire per il potere delle fiamme. A proposito, bello il gioco della Capcom che ho visto ieri, che è uscito, no IP, che
combatti contro i mostri della leggenda giapponese. Quello deve essere figo. Tipo così. Però si... sembra che sei un samurai o qualcosa del genere e combatti contro i mostri della leggenda giapponese. Deve essere bello quello. La tenne d'occhio, non si sa quanto esce. Chi va, ragazzo? Prendiamolo! Ah, fa solo schivati indietro, non fa no. Guaringua, ah, c'è anche la magia di guariticcio. Dannazione, sono dappertutto. Ma perché l'impero dovrebbe farlo? Sono nostri alleati. Se non per i vani? No. Dove vado? Di qua di là? Ci sono due strade. Dito e sotto qua. Qua è chiusa. Come ho detto. Strada obbligata di qua. Perché l'impero attacca il balone? E meno importante il banonato. Ok. Il dominante è qui! Il fondatore, siete incolumi. E vatti che devo prendere la monetina. Non c'è nada di qua. È finito. Merda, è gravemente ferito. Lo salvo io. È già che è un curatore. Vostra Altezza, io... Tranquillo, adesso andrà tutto bene. La voce dei bambini ho già sentito. Li trattengo io. E quella ha fatto un film nella voce del doppiatore. I soldati dell'imperatore secondo me sono travestiti perché non c'era veramente loro, sì. Clive! Joshua! Vieni qui! Tyler, sei ferito. Sopravvivrò. Grazie a Sua Altezza. Vostra Grazia, Lord Murdoch. Hai salvato il giovane principe. Ben fatto, Sir Wade. Ti sono debitore, soldato. È un onore, Vostra Grazia. Dobbiamo andarcene. Andiamo al cancello posteriore. Un gufo. Un gufo come... Omia Lostelan, tu Isag Elif. Che i venti ti guidino a Rosalith. Ma... bestiale! L'artiduce e il dominante non devono fuggire. Trovateli. Indossare un po' il volume del gatto. La porta nord è là. I Chocobo sono nelle stalle. Padre, prendete Joshua e mettetevi al sicuro. Dopo faccio. Non me ne vado senza di te. Dovresti essere il mio scudo, ricordi? Lo so bene. Per questo devo trattenere i nemici mentre ti metti in salvo. Ordinerò alle forze rimaste di radunarsi al cancello. Andate. Uh,
mio dovere. Anche tu devi fare il tuo. Io... Carmine, mi sa che nel 16 si muore, vedi. Mi sa di sì. Muore... Tieni sicuro nostro padre. Conto su di te, Joshua. Muori e usi Joshua, mi sa, più avanti. O la ragazza, che c'è anche la sorella adottiva. C'è anche la sorella che hanno adottato. Che si chiama Jill. Vediamo se... Se finisce la cutscene, mi posso mettere in pausa. Perché se aveva detto all'inizio del gioco, non puoi mettere in pausa durante le cutscene. Guarda, alzare un po' il volume. Forse per quello che si sente ogni tanto basso l'audio delle voci. Ogni tanto lo sento basso. Ah, così si fa. Non mi ricordavo come si faceva. Era 60. Mettiamo 70. 75, vediamo com'è. Com'è, alto? Oh, come sentiamo? Ah, basta far così. Ma proviamo al massimo a basso di più. Passare di 5, sì, abbassiamo di 5. Nel DCA era DC del 13, era Clive, la Fenice, che in realtà l'avevo, mi sono perso un po'. Io non ho giocato da... ho giocato non intero, l'8, il 9, il 10 l'ho giocato a metà perché non erano miei. E gli altri proprio non avevo giocati. Perciò la storia, non so bene la lore del gioco. Prima era 60, mettiamo 75, mettiamo così. Così va bene. Hai perso! Yes, così va bene. Marosco! Troppo tardi. Sono tutti morti. Mi manca un po'. Io dal 14 in poi non l'ho giocato, mi manca un pezzo. E dal 10 praticamente dall'8 che non l'ho giocato. Perché l'8, il 9 e il 10 l'ho giocato a metà, che non erano miei. Voluto da un mio amico. Ho da 2 mesi giochi. E ho dovuto dargli. Ma dico che stanno facendo i remake dall'8 in poi, stanno facendo l'8 e il 9, stanno facendo i remake, e compro quelli per capire bene la lore. Perché mi serve anche nei remake il 14. Sì, ma piano piano li fanno tutti, ha detto. Cominciano dall'8 e il 9, poi li fanno tutti. Secondo un leak. Però è sicuro, per adesso sono sicuri l'8 e il 9. Mi servirebbe la mappa, che mi perdo nei luoghi. Mannaggia, sono come io, senza mappa mi perdo.
Non penso che non dà nel fuoco. Porca di quella miseria. Io sono arrivato da là, no? Allora deve essere di qua. Ah, l'otto nome di Colosso, sono i Vincente, Post Cloud e Sephiroth. Ah, ok, sono futuro quelli, rispetto Clyde. Ah, ok, qua nel passato. Ah, l'ho trovata la strada. Che posso. Maledizione. No, ho usato la pozione, la voglio diventare prima. Ah, sì, esatto. Okay. Capitano! Chi è? Mi sa che è una boss fight, Franco. Sapevo. Che nessuno fugga! Ai vostri ordini! Occupatevi di quell'incantatore! Io terrò occupati gli altri! Ah, l'altro è l'incantatore! Ora è per sempre! Ancora! Ma che calcio che gli ha dato? Sono morti? Ah, pensavo che era un po' più forte. Quello era l'ultimo. State bene? Sì. Io sì. Ma sono preoccupato per mio padre e Joshua. Meglio tornare. Cos'è? Di un dago. Ah. Vai, va tanto! Ah, cazzo. Appena in tempo. Me l'ho distratto. Mi concedete questo mallo? Un dragone imperiale. Tu sei lo scudo benedetto dalla Fenice. Ah, non era facile. Questo mi sa che è difficile. Poi sono andato in diretta. Non c'è lo scudo. Mica se picchia quella. Magari è proprio che deve morire allora. Forte questo cazzo! Sta fermo, maledizione! Che cavolo è? Capiccia! Non capiccia! Ma ha senso per i due benedetti della Due benedette da Fenice, se il fratello è nato dopo due, secondo me si muore. Ah, ok. E mi sa che muoio in questo combattimento. Ci sono i click, ora Clive, colpitelo!
picchia, picchia. Un punto di pietra, non ho capito cosa andava. Vogliamo usare. Cazzo, sbagliato. Bello, sì, dopo detto. Non più più funzioni. Picchia, picchia. Comunque è veramente un dragone imperiale, che traditore. Picchia, picchia. Ma no, per cercare di picchiare la distanza, che poca. Mi spiego poco. Cazzo! Ma vedi? Dove? Quasi sconfitto. Sembra che sto ballando. Fa male le mani. No, cazzo, sono morto. Alzatevi. Mancava poco. Oh, mamma. Mi ha dato un colpo e sì, sembra che stavo ballando. Di nuovo. Ma ha messo all'angolo, non ci ho spostato.
bestia. Oh, già che è morto. No, ce l'ho fatta. GG. Che fatica. Spoglie, niente. Siete ferito? Sto bene. Dunque, vero, vediamo. Hanno mandato i dragoni. Brutti vermi imperiali. Intendono davvero invaderci. Togli la maschera. Non ancora. Sono troppo pochi. Non puntavano a invaderci. Puntavano a ucciderci. Abbiamo finito. Ora torniamo da mio padre. Guardate, qui. Abbiamo consegnato queste fasce ieri. A Rosalit. Se erano già tra noi, ce ne saranno altri. Mio padre e Joshua sono in pericolo. Sbrighiamoci. Monta in sella. Ah, si usa il chocobo, bello! Bello chocobo. Cos'è stato? Chi è? Una ragazza. Qualcosa non va. Penso che sia una ragazza, magari mi sbaglio. Sua sorella. Ah, può essere. Thorgal, stai bene? Grazie al cielo. Ah, la sorella adottiva. State bene? Per il momento. Andremo a Rosalit per i rinforzi. Mi servirà il tuo aiuto per scortare Joshua alla capitale. In sella, Joshua. Padre, mi spiace, vostra grazia. Purtroppo non sarà possibile. Voi servi senza onore. State dietro, vi avverto. Corri, Joshua, corri. No. Cazzo, un morto c'è stato. Perché? Traditori! Adesso! Fuggite! Devi fare il tuo dovere. Tieni al sicuro nostro padre. Io conto su di te, Joshua. Merda. È incazzato. Forza, uccidetelo. Mamma mia! La
Fenice! Joshua! Lord Murdoch! Fortezza! Joshua! Smettila! Mi ha perso il senno della ragione. È fuori controllo! Devo fare qualcosa! Devo salvarlo! No, mio signore! State indietro! Clive! Chocobo! Poverino! Grazie, Ambrosia. Mi hai salvato. Dai, sei in piedi e scappa. Ti prego. Joshua, stai soffrendo. Non ora. Forza, sei il suo scudo. Fai il tuo dovere. Salvalo. Mio signore! Cosa? È quello che ti ha... Chi è? L'uomo torcia? Io non mi... Perché la gemella sta attaccando... Sta attaccando un capisco. Oh? No. Un altro Aegon del fuoco! Ma è impossibile! Godzilla! È diventato Godzilla contro King Kong. Ifite, ah, Ifite quello, vero, sì. Ifite contro la Fenice. Dio, uso il personaggio. Canale a Fenice. Giocando la palla a Fenice avrà a disposizione i seguenti comandi: attacca, mira e schiva. Quanto attacca il nemico, il suo comportamento si espande. Questo è il momento giusto per attaccare. Ok. Ok, femminino. Cazzo, è difficile. Ma adesso oltre a finisce, adesso rinasce pure Ifite, un essere umano. Ma è troppo forte. Ma
tanto mi perdo il mulino. Dove colto di punti vita usa cerchio per lanciare il catesimo fiamme della nascita che sarà tutta la salute. Ha fatto benissimo, sì. Anche la musica fuori, dove era peggio, pensavo che era più forte. Boss è molto lui, non moriranno mai. Ah, ok. No, ho visto della vita che è andata giù, poi è salita, meno male. E il cane è fuoco. Penso che è finito la demo. Vediamo, sì, è 2 ore e mezza di demo. Vulcan, bellissimo, sì. Ah, cos'è? C'è il castello, quello non esiste più. C'era una volta un castello. Thank you.
cagnoni già il lupo a chiotto. No! Fermati! Non osare toccare mio fratello! Aiutami! Aiutami, Clay! Joshua! Fermati! Fermati! Ho giurato che l'avrei protetto! Ti prego! Ti prego! Fermati! No! Aiuto! Ma è lupacchiotto? Madonna, che bordello! Assassino! Ti ammazzo! Cazzo, lo giuro! Giuro che ti ammazzo! È morto, non ho capito che è successo. L'ha aiutato a morire. Doyle. Quel mostro ha combinato un disastro. Davvero un peccato per la Fenice, ma era inevitabile. Probabilmente l'ha ucciso la stessa vostra sorella. Grazia. Okay. Possiamo fare qualcosa? Non siete soddisfatto, capitano? La regina. Joshua era tutto per me. E ora è morto. Spero solo che ci sia un posto per me nel mondo che sua radiosità vuole creare. Capisco. Vostra Grazia, guardate! Le macerie devono averlo protetto dalle fiamme. Lo facciamo prigioniero? Non c'è bisogno. Uccidilo. Fermo. Mio marito non smetteva mai di ripetere... è un ottimo soldato. Sono sicura che sarà una fantastica aggiunta alla prima linea imperiale. Ogni cosa al suo posto. Ma che bastasa! No, pure le damigelle! Forza, ragazzo! Diventerai un soldato. Joshua. Finito. Mamma mia, che storia. Continuiamo il giovedì 22. Mamma mia. Grazie per aver giocato e completato la demo di Final Fantasy VI. C'è una storia ancora molto da raccontare. Se vuoi scoprire più su Clive's Dominant, considera l'acquisto di gioco completo. Già fatto. Dati partita completata salvati. Puoi trasferire i dati partita completata nel gioco completo, continuato da dove è concluso la demo. I dati partita completata non possono essere caricati nella versione demo. Per giocare di nuovo la demo seleziona una partita schermata nel titolo. Salva, sì. Mamma mia! Il 22 giugno, giovedì.
Oggi è il 12, tra una settimana e tre giorni. Ce l'ho il day one, intanto, ma arriva il giorno prima, ha detto che Square Enix mi ha garantito che mi arriva il giorno prima a casa. Final Fantasy Deluxe Edition, Final Fantasy gioco base. Io ho comprato questa, ma è la versione... Questa versione mi ha mandato, cioè, lo Steelbox e in più il poster regalo della Square Enix con i personaggi. Il poster gioco base sarebbe, sarebbe che c'ho il mini art digitale e la mini colonna digitale per lo Steelbox box e il poster. Ok. La sfida di Akon è stata sbloccata. Non è disponibile la schermata del titolo. In questa modalità speciale, diventata più avanti nel gioco, Clive sarà dotato di talenti e abilità di Akon unici, Fenice, Garuda e Titano. Cioè, ti permetterà di vivere a DNA anelico con il sistema di combattimento Final Fantasy 16. Posso usare questo? Questo non lo sapevo. Non ho capito. È qua la sfida di Akon. È qua. La sfida di Akon ti calerà nei panni Clive dopo diverse ore di storia, con i talenti e l'abilità non di uno, ma di tre potenti Akon. Quindi un'ottima occasione di provare il gameplay unico di Final Fantasy 16. Nota, questa sfida è stata creata appositamente per la demo. Le sue funzionalità potrebbero differire a quelle presenti nel gioco finale. Equipaggiamento. Oggetti e abilità non sono rappresentativi di ciò che sarà disponibile Clive in questo punto della storia. La mappa del mondo e di Yaro sono stati rimossi nel menu principale. Punto iniziale, il salvataggio automatico al momento non sono disponibili. Impostazione della demo viene utilizzata anche per la sfida dei vediamo. La storia finora. Trascorso 13 anni da tre tragici eventi che hanno visto Clive privato del suo fratello, suo padre e la sua patria. Dopo essere stato costretto a prestare servizio all'esercito imperiale Sandwick, Clive ottiene la libertà grazie a un uomo di nome Sid! Sid! Mi ricordo. In quale accetta la realtà dei nostri eroi a cercare risposte che bava da anni. Ci uniremo ai due durante le loro infastazioni. Khan Neunt, un'antica fortezza dove dovrebbe trovarsi l'assassino di suo fratello. Un secondo dominante del fuoco, che si dice sia prigioniero un gruppo di cavalieri valodiani ed eliti guidati da Benedicta Arman. Benedicta Arman deve essere la regina? Oddio! Sì. Una sentinella non ha fatto rapporto, mia signora. Attendo ordini. Richiama gli uomini nella fortezza, Geralf. Dunque, è qui. Di loro di attirare Sid e il suo cucciolo nella cappella. Sarò lì ad accoglierli. Sei tornato da me dopo tutto. Che impero dice. Ok. È più adulto qua, sì. Via libera. Il lupo! A 13 anni il lupo. Conto vento. Cambiare i compemi L2. Per scorrere in tempo reale gli Akon costantemente sintonizzati, permette di una maggiore varietà di attacchi. Dura di più di 2 ore. Dura tanto sta demo. I tempi di ricarica dell'abilità di Akon sono utilizzati intorno alle attive iconi nel settore abilità. La disponibilità dell'abilità di tutti gli Akon sono sintonizzati, si può confermare tramite iconi colorate a destra del selettore. Quello, ho capito. Caspita, che bel trucchetto.
Ricordati di insegnarmelo. Non ho capito come si fa a cambiare animale, ma... Ah, c'è il potere di suo fratello. Andiamo ai sotterranei. Forse i portatori sono lì. Bel piano. Basta restare da questo lato delle sbarre. Qui dentro. Sono tutte vuote. Quindi vorresti arrenderti? Sid, il cancello. Ti serve aiuto? Tu che cosa dici? Il grosso del lavoro lo faccio io. Pure con comodo, Clive. Ma lui sa, sì, te, noi vogliamo. Ah, che c'è la cazzina. Adesso scusa. Clive? Togwar? Eh sì, sì, te. E questo non ho capito. Ah, vedi, con quadrato. Triangolo. Quadrato, triangolo. Però non ho capito come fai a cambiare i personaggi. Vabbè. Ah, la storia non c'è. Hai sentito? Sì, purtroppo ho sentito. Assassino traditore di Sid potrebbe essere nel Kael. Cosa? Buone notizie, ragazzi. La ricerca è finita. Vai, bello. Lì, bello. No, ho fatto in tempo. Cioè, adesso è più veloce qua. Vai, bello! Lì, bello! Stavolta no! Hai perso! Lì, bello! Vieni, vieni, tieni! E adesso? Dove ce ne andiamo? Vediamo, dove ce ne andiamo? Ah, qua. Questa conduce ad altri realisti. Meglio trovarne un'altra. Ah, ok. Troppo incasinata su questo percorso. Abbiamo trovato la guarnigione dove i realisti l'avevano lasciata. È la strada di sotto dove si andava. È forte il lupo. Vai, bello.
vai! Vai, bello! Sai cosa fare, bello? Vai, bello! Sai cosa fare, bello? Vai! Sai cosa fare, bello? Sai cosa fare, bello? Lì, bello! Vai! Mordi, torta! Picca, picca! Perché mi ha fatto andare qua? Torniamo indietro. Gloria Udino? Che c'è di Udino? Di qua basta così. Lì, bello. Perché Udino ha detto quello? Morti, torta. È un'arena di combattimento, posso più tornare indietro. Vogliamo vedere. È bello vasto il dungeon però, Sono ovunque. Vabbè. Dove sono sbucati? Ah, c'è un mago. Ma che cazzo, sbaglio sempre. Sai cosa fare, bello? Lì, bello. Vai. Di qua. Lì, bello. Di qua. Ah, così si fa. Lasciami scappare. Vai, bello. Per cambiare personaggio si fa. È finito il combattimento. Andiamo qua, va, andiamo a capire che devo combattere qua. Sapevo, boss. Lord Comandante. Tu non penso di restare. Lì, bello. Mordi, torta. Vai. Mi capisce? Sì, bello. Di qua. Mi capisce? Sai cosa fare, bello? Vai. Vai, bello. Di qua. Lì, bello! Sai cosa fare, bello? Sai cosa fare, bello? Mordi, guarda!
Che cazzo? Vai! Stavolta no! Sai cosa fare, bello? Mordi, Jordan! Sai cosa fare, bello? Vai! Sì, qua! Vai, bello! Sai cosa fare, bello? Di qua! Ma che cazzo! Vai! Oh. Stavolta no! Vai! È morto. GG. Faticoso però poi gioco. Le mezze misure non fanno per te, Benedetto. Questi poveracci non se lo aspettavano. Guarda lo schermo. Favore del fuoco. Allora, l'equipaggiamento. Sapere. Vabbè. La musica. Sempre a correre. Inseguiamoli. Ok. Nemici in guardia. Se attacca un nemico fortemente mentre in guardia, bisogna più che si danni. Agire colpisce le spalle per superare le difese. Alcune abilità, come ad esempio l'arma ardente, calpo coricato, alcune abilità di Eco, come ad esempio fiamme ascendenti della fenice, possono sfondare la guardia dei nemici anche se colpiti fortemente. Non scapperanno! Sembra che ci stessero aspettando. Ma non mi dire. Sai cosa fare, bello? Vai! Lì, bello! Basta così! Vai, bello! Lì, bello! Come si cambia? Lì, bello! Sai cosa fare, con quello laterale sopra cambia le magie. Grazie, signore. Sto morendo. Vai, bello! Vai! Sai cosa fare, bello? È finita! Vai! Sta giù! Di qua! Vai! Di qua! Sai cosa fare, bello? Mordi, torta! Di qua! Vai! Sai cosa fai, bello? Mordi, torta! Vai! Ma no, sto facendo... Ma va, fa anche altro, fai... Ancora lungo. Basta così. Vai, bello.
aspetto per morire. Lì, bello! Vai! Lì, bello! Mordi, corda! Di qua! Vai! Ah, ce l'ho fatta, spero. Questi si possono fare. Ah, sì. Sto caldo. Là. L'unica uscita è dalla cappella. Insomma, Grigor avrà dei progetti per noi. Che diavolo è successo qui? La regina. Non è un po' tardi per pregare? Per caso ti sembro così disperata da inginocchiarmi dinanzi a un falso dio? Stavo aspettando te. Non da troppo, spero. Tutto questo per una chiacchierata. Beh, allora parliamo. Dove sono i prigionieri di Ala Perduta? Intendi dov'è il dominante? Walud richiederà i suoi servigi a tempo indefinito. Riunisciti a me, Sidolphus. Mi servi. Pensa che cosa potremmo creare insieme. Al mondo che potremmo plasmare. Tu hai bisogno di me. Il tuo re ha bisogno di me. Anch'io voglio plasmare un nuovo mondo. Ma non il suo. I sogni di quel bastardo sono corrotti e le sue promesse sono false. E non intendo aiutarlo. Re Barnabas ti ha salvato e tu parli in questo modo di lui. Non hai un briciolo di lealtà. Cosa? Verso chi vorrebbe usarmi come usa te? Non sai niente di me, Sidolphus. È vero. Ormai non so più chi sei o che cosa vuoi. So solo che spesso dicevi che eri stanca di scappare. Che volevi solo essere libera. Libera da tutto. All'epoca non mentivi. Cos'è cambiato? Cosa ti ha spinta a sacrificare chi eri per ottenere ciò che volevi? Sacrificare? Io uso i miei talenti a mio vantaggio. Vorresti dirmi che è un disonore? Se non c'è disonore, allora perché provi dispiacere per te stessa? Bel discorsetto, Lord Comandante. Sono stata stupida a pensare che potessi cambiare. L'unica persona per cui provo dispiacere sei tu! Non posso più continuare. Se intendi frapporti tra il nostro signore e il suo sogno, non mi lasci altra scelta. Ah, ho capito. Addio, Sidolphus. Ah, ciao Dark, sì, capolavoro, sì, sì, mamma mia, bello, bello. Stai indietro, Clive. C'è la tava, sembra... Game sul tono. La tava bellissima. Di sotto. Thank you.
Infatti che... Ah, sì, c'è il figlio, sì. L'ha fatto volare. Finiteli. Bene. Almeno non sono tre con uno. Stavolta no. Sai cosa fare, bello? Vai! Di qua! Ma che cazzo? Io, levati! Ma che cavolo, quanto si è fatto la magia? Sai cosa fare, bello? Troppo lento. Che cavolo! C'è qui Perry. Stavolta no! Stavolta no! Lì, bello! Di qua! Che fanno? No, che cavolo, schiacciato! Sai cosa fare, bello? Vai, bello! Uccide prima uno e poi l'altro, cosa mi si sposta il bersaglio. Cosa fare, bello? Mordi, Thorgal! Stavolta no! Di qua! Vai, bello! Dai, dai. Vai. Sai cosa fare, bello? Stavolta no. Volendo.
Ma che cazzo, l'ho fatto in tempo, perché stavo usando un'altra magia. Mi muovole. E che fatica. Bello, bello. Vabbè. Troppo lento. Ah, ce l'ho fatta. Che fatica. Avanti, andiamo avanti. Occhio offuscato. Una pietra che liscia ottenuta dalle famiglie di Benedicta. Vedendo il disegno sulla sua superficie trasformata in mutale, veniva da pensare che il sentiero sia intrappolato da una tempesta, anche se deve sicuramente trattarsi di un'illusione ottica. Se c'è una cosa che la fa una balistea non manca, sono le unghie affilate zanne che adornano le fauci bavose. Pertanto i balistiani abbastanza fortunati a sopravvivere a tali zanne hanno sviluppato nuovi modi ingegnosi di trasformare in una miriade di articoli delle posate della balisteria. Ce n'è magica. Tutto il carattere esiste grazie alla lettere. Lettere è ciò che dà forma a vita a ogni cosa. Quando un oggetto viene affilato alle fiamme, sia per l'usura, per incidente, per l'intendimento ostile, lettere contenuto al suo interno viene liberato e istruito dalla terra. Tuttavia ci sono rari casi in cui una carica elementare resta intrappolata nei detriti e i fabbri più abili possono incanalare le energie e i fabbri più abili possono incanalare tale energia per usarle nelle proprie creazioni. Usa per la cazzo. Mi sa che è finito. Sid, tutto a posto? Ti sembra a posto? È ferito. Benedicta cercherà di recuperare il dominante, se non l'ha già fatto. Non puoi lasciarli scappare. Ricorda, lei ha le ali, tu no. Tu che farai? Mi lasci riprendere fiato? Scusa. Vieni, Torgal. Ah, continua. Ok, andiamo. Quanto è cavolo è lungo sto da demo?
nessuna direzione. Deve essere qui da qualche parte. Via di qua. Hanno chiamato la ritirata. Alcuni nemici lanceranno guai per curare i propri alleati. Configgi subito questi incantatori e evitare che gli scontri protaggono troppo. Andiamo, un imperiale! Ah, questo! Morti, corda! Vai! Vai, bello! Lo vedo! Ah, è qua! Vai! Hai perso! Sai cosa fare, bello? Ho fatto il giro. No, sto tornando indietro. Maledetti labirinti. Forse vogliamo tornare indietro. Questa era stata la battaglia. Dopo indietro. E qua? Ah, ecco, qua non sono andato. Dov'è il percorso? Mannaggia, mi sono incastrato. La torre sta finendo. La torre sta finendo, ok. Dobbiamo ritirarci prima del tramonto. Lì, bello. È finita. Che botta. Sempre su. Siamo in fretta. Mordi, torta. Sai cosa fare, bello? Sai cosa fare, bello? Vai, bello. Sai cosa fare, bello? Vai. Calmer. Ma dovrebbe essere, ma...
dovreste volerci un po'. Ah, c'è un mago. Sai cosa fare, bello? Lì, bello! Vai, bello! Sai cosa fare, bello? Un po' di gente qua. Vai! Lì, bello! Vai, bello! Che cazzo fossino! Ciao. Vai. Lì, bello. Vai. Vai, bello. Vai. Sai cosa fare, bello? Lasciarli scappare! Vai, bello! Vai! Spero che non sia volata via. Oh. Oh, non finivo più. Andiamo di qua. Su. Mamma mia, sono belli tosti i combattimenti, eh? C'è niente qua. Mm-hmm.
Ok, i dungeon sono belli grandi. Poi sono già passato. Non è che ho mancato una porta. Nadico. Dice andare sulla tolle. Non c'è una tolle però. Ah, di essere qua. Tolle verde. Manca 10 minuti, alle 7 stacchiamo anche noi. Non fare errori. Che se non ho finito più. Dungeon, stavo dicendo. La dentro. Sai cosa fare, bello? Sta giù! L'obiettivo è arrivare in cima alla tolle. Ah, ha detto tizio. Finalmente. Ah. Ah, di qua. Boss. Lo confesso, mi aspettavo qualcosa di più dal vecchio. E un po' meno da te. Questa è la seconda volta che sconfiggi le mie sorelle. Gli uomini abili come te sono rari. Perché ti sei alleato con gente di quel livello? Se è un focolare ciò che cerchi, troverai calore più che in abbondanza sotto le mie ali. Tu sai bene cosa voglio. Consegnami il dominante e ti lascerò in pace. Osi forse avanzare pretese con me? Sta al tuo posto, agnellino. Sciocco è il pastore che ascolta ogni singolo belato del gregge. E io non ho più intenzione di sopportare i tuoi. Devo forse spiegartelo meglio, marchiato. Nessuno che ascolti. Proprio nessuno! Vieni, agnellino. Vieni qui al macello. Ah, ci sono, ok. Boss. Boss finale della demo! Morti, che cosa ho fatto? Dai il massimo, bello! Cazzo, sto guardando. Sì, bello! Vai, bello! Sai cosa fare, bello? Stavolta no! Vai, bello! E qua! Musiche sono fantastiche. Ce l'ho fatto. Lì qua. Lì, bello. Vai. Sai cosa fare, bello? Vai. Vai!
dimmi dov'è. Non te lo ripeterò. La pagherai. Come? Ha insultato. Ah, poverino. Thorgal! Urla quanto vuoi. Ora nessuno può più salvarti. Ultimo tentativo che... Ah no, di prova. Mi sa che mi fa rifare dall'inizio, che non c'è la salvataggio, diceva. Vediamo. Ah no, da qua. Ultimo, c'è un posto. Vabbè. Striscia per me. Stavolta no. Garuda concerto. Stavolta no. Mi sta scolando tutto. Stavolta no. Vieni giù. Troppo lento.
Stavolta no! Stavolta no! Stavolta no! Dai, badiamo! Raggiungerai il tuo cane. Cambia ogni volta. Vi seppellirò insieme. Ma ha intuito che... Cioè, ma qua ha un casino di vita tra ragazzi. Vabbè. Io sono morto praticamente. Mamma mia, che attacco fatto. Stavolta no. Basta, sono pronto. Bello, bello, ma difficile. Bello, bello.